Siamo lodati Gesù e Maria. Abbiamo letto l'introduzione a questa Santa Messa oggi, la liturgia vietata dalla grandissima gioia del primo incontro con Gesù che faranno Luca e Riccardo. E questa è una delle domeniche più belle, a mio avviso, per fare le prime comunioni. Infatti sono anni che faccio questa prima domenica dopo Pasqua, che è la seconda domenica di Pasqua, e a quanto pare anche qualche mio caro confratello comincia a gustare la bellezza di questo giorno, perché il caro confratello Tornello, parroco di Latina Scalo, anche lui ha fatto le prime comunioni questa domenica. C'era il nipotino di Patrizia, per cui non ha potuto essere presente, chiaramente scusa per ovvi motivi, insomma, ma è qui con il cuore, anche se non può essere con il corpo. E io vorrei anche ringraziarla per il lavoro di preparazione che ha fatto nei confronti di uno di questi nostri cari ragazzi. L'altro chiaramente ha fatto questo stesso lavoro nell'abbazia di Valpisciolo, se non ricordo male. Sono tutti ben preparati. Oggi io vorrei con voi, meditando sulla liturgia di questa domenica, oggi la Chiesa celebra la festa della Divina Misericordia. È il giorno più bello per fare la prima comunione, vedremo perché, no? Vi dico subito una cosa: i sacramenti di cui parleremo, che sono la confessione e l'Eucaristia, che sono proprio uniti l'uno con l'altro, guardate che sono la stessa cosa, lo farò vedere, di quello che accade con la nostra vita corporale, tale e quale. Mi raccomando, Riccardo e Luca, sentiamo bene, perché dopo gli ultimi minuti sono due o tre cose solo per voi, quindi attenti. E che cosa fanno questi sacramenti? Qual è però la differenza che c'è tra le cose del corpo e le cose dello spirito? Che le cose del corpo, lo vedremo negli esempi che faccio, quando accadono tu te ne accorgi. Le cose dello spirito, quando accadono, non ti sembra che succeda niente. Cioè, quando tra poco Luca e Riccardo riceveranno la comunione, non è che non lo so, sentiranno, vanno in estasi, volano, gli appare Gesù. Magari sarebbe anche bello sapessero queste cose, no, queste cose non accadono, ma quello che accade nella loro anima pura, se noi potessimo vederlo con gli occhi del corpo, ci prenderebbe a tutti quanti un infarto istantaneo, per quanto è una cosa divina e bella, capite? Solo che purtroppo non si vede. Noi quest'anno siamo andati in pellegrinaggio parrocchiale, io invito sempre tutti a venire, a Bolsena. A Bolsena successe un miracolo eucaristico di origine alla veste del corpo stomico. Un prete stava celebrando la messa, alza l'ostia e quell'ostia è diventata carne e gli ha spezzato il sangue addosso, capite, sull'altare. Perché qui non succede un rito, capite, quello che non stiamo facendo adesso, sto facendo un po' di parole, adesso vado a fare un rito sacro, freddo, e poi è finito. Questo altare è il Monte Calvario dove Gesù oggi immola il suo sacrificio per noi. Solo che a meno che il Signore non alzi un velo e faccia un miracolo a Bolsena, noi non vedremo niente. Quando io andrò a consacrare, vedrete che io consacro con un po' di raccoglimento. Noi staremo tutti in ginocchio insieme ai nostri ragazzi adorando il Signore. Alzo l'ostia, voi vedrete un pezzo di pane bianco, capite? E niente di più. Ma quello è il nostro Signore Gesù Cristo. Dicevo ieri sera le parole che San Tommaso, quando si è accorto che c'era davanti veramente il Signore risorto, ha detto: mio Signore, mio Dio. Un tempo i santi parroci insegnavano a dirlo proprio quando il sacerdote alza l'ostia. Quando il sacerdote alza l'ostia, voi sapete che dovremmo stare, dobbiamo stare, salvo che è impedito, tutti in ginocchio, in rigorosa adorazione. Quando si alza l'ostia, l'ostia va guardata, non bisogna chinare la testa, va guardata stando in ginocchio. Guardandolo si dovrebbe dire: mio Signore, mio Dio, perché è un atto di fede, quell'ostia non è un pezzo di pane. In quel momento Gesù c'è veramente. Riccardo e Luca oggi non prendono un pezzo di pane, fanno la comunione, cioè dopo la comunione Dio è dentro la loro anima, non per scherzo, non per metafora, non come un simbolo, ma realmente, capite? Allora, veniamo nel tipo. Riccardo e Luca sanno benissimo che non avrebbero potuto fare oggi la comunione se non si fossero confessati. Oh, bravo! E infatti cosa ha fatto Gesù la notte di Pasqua? Il primo giorno di Pasqua, ci ha detto il Vangelo, è andato dagli apostoli e ha detto: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Voi sapete che poco prima, il giovedì santo, aveva fatto l'ultima cena, istituendo l'Eucaristia, dicendo agli apostoli: fate questo in memoria di me.
Quindi Eucaristia e confessione stanno proprio ravvicinati. Voi sapete, l'hanno insegnato a catechismo, si può fare la comunione senza essersi confessati? No, non si può fare. Ma prima dice, ma io oggi sono andato a misa, mi sento proprio di fare una, mi sento un trasporto, vado lo stesso. Per carità, l'intenzione potrebbe anche essere buona, d'accordo? Ma sapete cosa succede se tu vai a farti la comunione, se non ti sei confessato? Cominciamo a fare gli esempi, no? Che cos'è la confessione? La confessione, dicevano i santi, è una medicina. Cioè la confessione ti serve perché la tua anima è malata, anche se tu non te ne accorgi. Cioè vuoi una malattia molto grave, peccato mortale. Qual è la malattia molto grave? Il tumore, d'accordo? Devi fare operazioni, devi asportare il tumore, devi fare la chemioterapia, una cosa terrificante. Oppure invece una malattietta così e così, raffreddore, peccato veniale, d'accordo? Per cui la confessione non è proprio indispensabile, anche se è raccomandata. Allora che succede? Voi sapete che quando noi dobbiamo fare un'operazione, io non l'ho mai fatta, che chi lo sa che il Signore non mi dia la grazia di partecipare a questa sofferenza, no? Però l'ho vista fare a tanti miei familiari. E prima dell'operazione digiuno, giusto? Subito dopo l'operazione a 24 ore, 48 ore a digiuno. E che succede se tu mangi prima dell'operazione o subito dopo l'operazione? So guai. Ma questo perché? Mangiare non è più buono? Fa male il mangiare? No, ma io in quel momento non posso mangiare. Se rimedi dico, mi raccomando, fa niente, se no so guai. Quindi dici, mangiare è buono o no? Sì, è buono. Ma in quel momento per me è veleno. Ecco. Quando io sto a peccato mortale, se no vado a fare la comunione, è come se mangiassi subito dopo che mi sono operato, moro subito. E infatti la Chiesa ci insegna che farsi la comunione senza stare in grazia di Dio, questa è una domanda da catechismo, che lo faccio prima di fare la cresima, è il peccato più grave in assoluto che esiste. In assoluto, eh? Se andate a qualche quiz, avete visto che ogni tanto fanno i quiz in televisione, fanno le domande di religione, non sa rispondere nessuno, vi dicono qual è il peccato più grave in assoluto che si possa fare? Tu dici insultare il Papa, peccato gravissimo, no. Bestemmiare, peccato gravissimo, no. Non andare a messa la domenica, peccato gravissimo, no. Qual è farsi la comunione senza prima essersi confessato? Quando io sono consapevole che tanto tempo che non mi confesso e non sto in grazia di Dio, ecco perché questo sacramento, ed ecco perché non lo si sono confessati. Quindi la confessione è per l'anima come la medicina, l'intervento chirurgico, è per il corpo quando stiamo male. E questo ci dice che anche se tu non te ne accorgi, qual è la differenza però? Se vi viene la freddura, ve ne accorgete? Sì. Se ti viene l'influenza 40 di febbre, te ne accorgi? Totalmente a letto. Se ti viene la bronchite, la polmonite, se ti viene, come ce l'ho io in questo periodo, l'allergia, che ti fanno più niente, manco gli antistaminici, di che cortisone, te ne accorgi? Speriamo che non faccia un cinema, perché quando mi prendono gli attacchi d'allergia, sono 20 stamponi uno appresso all'altro. Una volta mi è successo quando stavo a Tiramessa, ho fatto il cinematografo, non riuscivo davanti perché ciù, e ciù, e ciù, capite? Quindi le malattie del corpo, noi ce ne accorgiamo subito che ce l'abbiamo, andiamo subito a prendere la medicina. Domanda, qualcuno si accorge quando la nostra anima è malata? Che succede se io non vado a messa la domenica, che è un peccato grave, insegna il catechismo? Il lunedì come sto? Mi sento così tanto male? Dite la verità. No, perché se no a messa ci andrebbero tutti. Quindi la percezione che noi ci abbiamo, se Dio non voglia mi scappa la bestemmia, non deve scappare. Sì, perché mi sento un po' agitato, ma poi passano 5 minuti e ce ne penso più. Quindi le malattie dell'anima, attenzione, a differenza di quelle del corpo, tu puoi essere, come dico, malato terminale e ti sembra che c'è niente. Questa è la grande differenza. Veniamo adesso alla comunione, attenzione ragazzi che voglio andare con voi, eh. Che cos'è la comunione? Noi facendo la comunione riceviamo nella nostra bocca proprio Gesù, no? Attenzione ragazzi, una domanda, vediamo se Patrizia è brava, se no. L'ostia che ricevete si mastica o non si mastica? Bravi, l'ostia si tiene in bocca e si lascia lentamente sciogliere per due motivi. Non è solo un gesto di delicatezza nei confronti del Signore, ma perché diceva Sant'Agostino, tu devi capire la differenza che c'è tra il corpo di Cristo e il pane che ti mangi quando sei seduto a tavola. Noi lo mastichiamo il pane che ci mangiamo quando siamo seduti a tavola, sì o no? E a che serve il pane che ci mangiamo quando siamo seduti a tavola? Vediamo un po'.
ad alimentare quale vita? La vita del nostro corpo. Quante volte al giorno mangiate? Due. Solo due? Niente colazioni? Io tre. Mangiamo tre volte al giorno qui in Italia e siamo fortunati tutti quanti, e non tutti mangiano tre volte al giorno, non mandiamoci questo ordine la domenica. Mangiamo tutti quanti tre volte al giorno, sì o no? Qualcuno due? Chi ha fatto per tutta la quaresima 40 giorni di digiuno come Gesù nel deserto? Vediamo, chi è coraggioso che non ha mangiato niente per 40 giorni? Gesù l'ha fatto, eh? Qualcuno che è coraggioso ha fatto questo digiuno? Alzi la mano, anche vado a confessarsi, non ce l'ha. Noi mangiamo tutti i giorni, anche se non mangiamo tre volte al giorno. Che cos'è l'Eucaristia? L'Eucaristia è per l'anima ciò che il cibo è per il corpo. Cioè, se tu non fai mai la comunione, e te la confessa spesso per farla, la tua anima crepa, perdonatemi il termine, di fame. Voi immaginate, voi sapete che la Chiesa dice che la comunione minimo andrebbe fatta a Pasqua, e per Pasqua almeno ti devi confessare. Ma secondo voi un'anima che fa la comunione una volta l'anno, ma come campa? Male. Camperà male, no? Dico, voi fate la comunione una volta l'anno, dico a qualcuno, dico, facciamo un patto, facciamo che fai mangiare al tuo corpo tanto quanto mangia la tua anima. Ci riesci a mangiare una volta l'anno? Facciamo 364 giorni di digiuno e uno che mangi? Chi ci riesce, alzi la mano. Solo che qual è la differenza? Qualcuno vuole provare a fare 364 giorni di digiuno? Così l'anno prossimo ci viene a raccontare. Non ce la fa, penso che sia morto, penso, no? Non ce la farebbe. E se tu per un anno non ti fai la comunione, mori nel corpo, cioè ti senti così male? Sapete che purtroppo, spero non in questa chiesa, c'è gente che non si rende conto di queste cose, non sanno quello che si perdono, e sta un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni. Io ho conosciuto persone che sono state 30 anni senza farsi la comunione. E sentivano qualcosa? No. Però se uno potesse vedere, se uno ci avesse gli occhiali, voi sapete, la fede, se Dio ci prestasse questi occhiali ogni tanto, qualche santo ha avuto questa grazia, Dio gli prestava gli occhiali suoi, io se mi tolgo questi ora ci vedo ben poco, messi sti occhiali, i santi vedevano le anime. È meglio non vederle, alcune anime, il Signore gli faceva la grazia di vedere con gli occhi suoi, alcuni santi, come stava un'anima che non si era confessata per 10 anni. Le cose che hanno raccontato sono impressionanti, solo che non ce ne accorgiamo, capito? Allora ragazzi, domanda, voi quante volte volete far mangiare la vostra anima? Una volta l'anno? Ci stanno varie possibilità, una volta l'anno, abbastanza spesso. Voi sapete che la Chiesa raccomanderebbe almeno una volta a settimana, perché la Chiesa vorrebbe che quando andiamo a messa, sempre stando in grazia di Dio, facessimo la Santa Comunione. L'ottimum, io quante volte mangio la comunione? Bravo, io ogni giorno prima mangio l'anima e poi mangio il corpo, perché qualche giorno si può pure fare digiuno, ma la comunione di digiuno non si fa mai. La comunione da digiuno della comunione si fa solo il sabato santo, perché purtroppo non si può fare niente che la messa non si celebra. Una volta l'anno si fa digiuno dalla comunione, per quelli che sono più grandi. Allora ragazzi, io vi lascio questa piccola consegna e poi tre cose rapidissime per voi. Mi raccomando, ma adesso voi oggi dovrete dimostrare da oggi a Gesù che quello che ricevete è la cosa che è più importante, perché anche se non sentite malessere immediati, guardate, quando uno sta lontano da Dio non sente il male immediato come quando sta male, però lo sente a livello generale. Una persona è sempre agitata, nervosa, infelice, scontenta, scontrosa, cattive relazioni, litiga facilmente, un sacco di parolacce, un sacco di sfrondoni. Ecco la situazione di un'anima che non fa la comunione, perché Gesù secondo voi diceva un sacco di sfondoni? No. Diceva parolacce, diceva bestemmie, trattava male le persone, era nervoso, era isterico, era angosciato, era infelice. Gesù era superbo, era avaro? No. Quindi se uno c'ha Gesù nel cuore, gli assomiglia. Se uno c'ha tutte le cose al contrario, che significa? Significa che non gli assomiglia a Gesù, capite? È tanto facile. Ragazzi, dopo la comunione, cosa importantissima, bisogna sempre parlare un po' con Gesù. Questo vale anche per i grandi. Non scappare subito dalla Chiesa.
Oggi con voi, i grandi ci danno pazienza, vengo io, mi metto vicino così un ginocchio a tutti. Dopo la comunione faremo 5 minuti, solo 5, perché dopo la messa mi immagino quello che va a succedere, di silenzio e di ringraziamento. Voi dovete farvi una bella chiacchierata con Gesù, dite tutto quello che vi pare a parole vostre, ok? Se non vi vengono più le parole fate qualche Padre Nostro, però mi raccomando dovete chiedergli tre cose. Aprite bene le orecchie, eh? Uno, oggi Gesù vi farà un regalo grande, quindi se avete una cosa importante, grossa, che volete chiedergli, che ci avete a cuore, oggi è il giorno giusto per chiedergliela, perché Gesù quella cosa ve la farà, ok? Seconda cosa importante, dovete chiedere a Gesù, voi sapete che voi adesso siete piccoli, ma Gesù vi ha creato, voi siete sul pianeta Terra, perché dovrete compiere una missione. Che dovrete fare da grande? Cosa vuole Gesù da te e da te? Voi pensate che io alla vostra età sapevo che Gesù avrebbe voluto sacerdote, ma proprio non mi passava manco per la preanticamera, della preanticamera del cervello, non lo sapevo. E nella vita però dobbiamo scoprire quello che lui vuole da noi, darsi che voglia da noi, due grandi professionisti, due grandi papà, non lo sappiamo, ma con due missionari, due grandi medici, non lo sappiamo. Oggi chiedete a Gesù, senti Gesù, io oggi te lo chiedo, non è detto che lo capisca, ma mi raccomando, nella mia vita fammi capire cosa vuoi da me, qual è il motivo per cui mi hai creato e mi hai mandato sul pianeta Terra. Lo ricordate? Terza cosa. Voi adesso siete piccoli e siete tanto belli e bravi sicuramente, perché da piccoli siamo tutti belli e bravi. C'è pericolo che crescendo si diventa un po' meno belli e un po' meno bravi. Voi dovete chiedere a Gesù, Gesù fammi la grazia che l'innocenza e la purezza che ho oggi la possa conservare per tutta la vita. E mi raccomando, oggi Gesù viene da voi e poi si chiederà, Riccardo Luca, quando è che vuoi che torno nel tuo cuore? Ma vuoi che ci torno domenica prossima? Se vuoi che ci torno, messa e comunione. Vuoi che ci torno tra due domeniche? Messa e comunione. Se tante volte, spero di no, però speriamo che non sia così, papà e mamma non ci avessero tanta voglia, io direi, papà, mamma, io ti ringrazio che tu mi fai mangiare tutti i giorni, tu lavori, Dio ti benedica, io ti sono grato, però io voglio far mangiare con la mia anima, quindi per favore andiamo a messa tutti insieme, perché se non andiamo a messa io non mangio e la mia anima si muore di fame, d'accordo? Ma autorizzo a dirglielo, papà e mamma non si devono arrabbiare, mi raccomando, ma sicuramente papà e mamma vi porteranno in primis a nutrire la vostra anima, perché sanno che nutrire l'anima è più importante che nutrire il corpo. Possa essere questo giorno per voi un grande giorno, Maria Santissima vi sia vicina e trasformi per voi questo giorno in un oceano di grazie e di benedizioni. Siamo lodati Gesù e Maria.